Fammi vedere. A Livorno questa l'ho fatta. Ma prima di partire. Bene. Prima di partire. Ah, e qual è il nonno? E questo? Ah, che no, vabbè, io da giovane mica l'ho mai visto. Ecco, questo vestito, ecco qua. Questo sei. Mi fai vedere per piacere? Questo quando è partito. Aspetta, questo quando è partito. Allora facciamo prima. Aspetta un attimo, con queste foto. Allora, perfetto. Tu sei, si vede, vedi, eri. Io so che tu eri così basso che ti arrivava, dice, il fucile per terra. Ma quando sono partito, poi sono cresciuto. Sei cresciuto perché eri piccolo. Ecco qua, ecco qua. Ho sviluppo fatto sotto l'anno. Ecco qua, qua, ok, perfetto. Questo dove sarebbe? A Livorno? A Livorno, ok, perfetto, ok. Infatti, a Livorno, mi ricordo io adesso, così, a Livorno, contrai un mio cognato. Ah! Non c'era il soldato, però lavorava lì, faceva il pannicelli. Ah. E il marito di zia Adriana. Ah, sì, perché lui era fornaio, bravo, me lo ricordo. Amedeo. Amedeo si chiamava. Amedeo, lì, bravo, sì, lì, papà di Germana. Faccia la fotografia lì. Ah, ecco. Questo invece sei quando hai fatto parte... Prima del congedo. Questo vestito con la divisa americana o inglese? Americana. Eccolo infatti qua. Infatti erano dei colori. No, papà, questo è un bianco comunque. Il signore è un bianco, quello vicino a te. Comunque tu sei vestito... Perché sono divise italiane tinte. Erano tinte, quindi. Ah, sembri neanche tu? Ok. Ecco, sì. Questo era un italiano, questo che sta vicino? No, un italiano. Era un italiano pure lui? Sì, sempre. Gli è scoppiato il fucile, è scoppiato un canna. Porello. È morto? Era rimasto dritto. Porello, ok. Si chiamava Gazzarellini Franco. Grazie, visto che bel nome, la mappa, c'ha una memoria fortissima. Noi, bene, quando io così l'abbiamo preso. Poi quando prese il congedo, venne a Roma, lui stava a abitare. Ah, era di Roma. E i genitori stavano in uno scarico di Mondezza. Ah. Qui vicino a Roma, aspetta come si chiamava. E va bene. E sei andato a trovarli? Eh sì, però la madre mi ha detto, guarda che lui si è fidanzato. No? E non sei riuscito a vederlo? Non sono riuscito a vederlo. Ah, ecco. E poi però la madre, io gli lasciai l'indirizzo. Dopo è morto. Ah, è morto. Dopo okay. Tanti anni. Sì, ok. Lo scrisse. Ok, queste sono foto. Ok, ecco. Che volevo dire? Ok, allora... Sei arrivato. Ce l'abbiamo, l'ho fatta a tutti. Io questa foto l'ho fatta. Sì, questa l'ho fatta a tutti questa foto, papà. L'ho fatta a te, ce l'ho io, ce l'ha Manuela, ce l'abbiamo tutti. Era una vecchia foto rovinata, ti ricordi? Sì, vecchia. E io l'ho fatta rifare dal fotografo. Come questa e tutti, da quello ho fatto tutti. Ecco, perché lui ha preso anche la croce di guerra. La croce di guerra al merito. Al merito, che hai perso. Allora, che fine. Vabbè. Comunque... Ambra ti vorrebbe chiedere delle cose. Ah, sì. Intanto, vabbè, ma in che lingua parlavate? C'erano i traduttori? Quando ci stanno pure gli americani, gli inglesi, i francesi? Non si sapeva, sì. Normalmente erano non i traduttori, erano delle spie. Ah. Sono chiamate le spie. Ah. Erano di quelle nazioni, però facevano le spie... All'attrezzaria, capito? Sì, ma voi parlavate in italiano e voi con quegli altri prigionieri, diciamo, quando stavi in Francia. Quando stavi in Francia, tu parlavi italiano con loro francese. Sì. Mi capivi. Te si capivano qualche parola, si capivano. Si capiva, come io capivo loro.
Io quando sono arrivato qui in Italia con 10 anni, io parlavo bene americano, perché ormai mi hanno imparato tutto. So qualche parola, ma mi metta in prezzo, e vado avanti. E no, c'è parolacce, sì, è normale, sei prima che una si impara. Allora io sto in milanese, ti imparavi. E me tutti vedi. Poi io mi sono stato congedato, sono stato a via Vincenzo Monti, alla cavalleria. Da lì ho aspettato il congedo. A Roma? A Milano. A Milano. Ah, no, non conosco. No, no, non conosco sta strada perché non conosco Milano. Ah, sei stato congedato a Milano, però io so, allora, dopo Roma sei andato a Livorno, Carfagnana. Dalla Carfagnana sei arrivato a Milano? E lì siamo andati, siamo venuti, non siamo venuti più indietro. Siamo andati avanti, poi sono stato a Monza, all'autodromo di Monza, a Paraguardia. La dotta, i cambi che facevamo, lasciavano i tedeschi, stavano tutti all'autodromo di Monza. Ah, dove c'è sta là, dove fanno le corse. Allora okay. Tutta la roba veniva lì. Allora facevamo la guardia, per non fare un paio di pezzi, è logico, è normale. Poi hanno aspettato, sono stato un po' a Villa Santa, un paesetto lì vicino. E poi dopodiché, ma in questo coso, ma voi vi pagavano? Come funzionava? Vi davano qualcosa? Vi davano dei soldi? No, io quando sono stato congedato mi hanno dato i soldi. No, io dico, nemmeno tutto questo tempo che stavi con loro. Ma che servivano i soldi? Che ti facevi? No, i soldi giocavamo a bestia con i soldi, giocavamo. E 1000 lire si buttavano. No? Sì, ecco, voglio dire, però già stavi bene che mangiavate. Erano un portacodile soldi. Che c'avevi? Un portacodile soldi. Eri pieno di soldi? Di occupazione, no. Sì, erano quelle stampate dagli americani, erano... Che erano no, erano, come si chiama? Le 1000 lire italiane. Sì. Voi eravate pieni di soldi? Tu? Per da una vita, i quartieri. E vi prenevate? Vabbè, no, che ti servivano i soldi? No, no, non logico. Che ti servivano da mangiare? Ah, ecco. Che ti servivano da mangiare? No, a Bolzanera no, non loro. Sì, non pagheresti, ma mangiare mangiaresti. So che quando sei arrivato a Roma, sei andato da tua madre, giusto? E gli ha portato tutta la roba da mangiare. Questo coso, per piacere, lascialo basso, se no mi può prendere. Allora, gli ha portato da mangiare. Quando io stavo a Milano, ho chiesto un trasferimento, non trasferimento, una licenza. Una licenza. Di 5-10 giorni per andare a casa, per vedere i genitori. Ah, perché tu a Roma non avevi visto nessuno? Dico, mo sembra la guerra è finita, mandatemi qualche giorno in licenza. E lì ci hanno mandato. Ah. Hanno dato 5 giorni, però i 5 giorni di licenza me l'hanno fatti fare, però invece di 5 ne ho fatti 15. Ah. Sui treni portavamo riso a Roma, roba da mangiare. Erano treni alimentari, diciamo. Treni alimentari. Hanno fatto fare praticamente una licenza che era praticamente un servizio che faceva, risultava in servizio. Ah, ho capito. E infatti, come si chiama? Di Alta Loreto sbarcavamo tutto. È logico, è normale. Questa roba da viveri da mangiare. E dormivamo sui sacchi di riso. La notte. Ecco, la gente se non vi voleva rubare sta rubetta. Se fermavamo nei pozzi, ci andavamo a far la guardia perché volevano attaccarci. Cioè. A rubare, logico. Qualcuno se è venuto qualche cosa, diciamo, fra di noi. Qualcuno se veniva a roba, sì. Venivano
e i donne. Pure dateci qualche cosa. Un deviso. Si monta a libertà con gli dati su manciate di riso. Di riso. Però almeno... E io a Monza, non Monza, a Villa Santa, io mi sono fidanzato. Ah, pure? Lì a Monza mi sono fidanzato. Questa si chiamava, poi mi sono fidanzata cosa c'era, questa si chiamava Ruta Croce. Come? Ruta. Ruta Croce. E bene, poi mi sono fidanzato con altro Monza, Villa Santa, una piccola frazione. Ah. Che lì facevamo servizio, quando uscivano. E i soldati. E così lì. E così eri fidanzato? Questa era, i genitori erano fabbriche, c'erano una fabbrica di mobili. Ah, stavano bene. Bene. Però tu eri, diciamo, rappresentavi quelli che avevano le barate, facevi il fascino del soldato. Allora poi da Milano sei ritornata a Roma per venire a trovare tua madre. Allora tu quando sei stata a Roma, che avete fatto lo sbarco, diciamo a Porta San Paolo, tu non sei andato per niente, sei riuscito ad andare. No, perché... Siete andati via subito. Avanti. Neanche un giorno ha potuto prendere, niente. Siamo fermati perché... I tedeschi andavano via, noi appresso. Ah, ecco, per cercare, capito. Bucavano da tutte le parti. Viavano, cioè, dottando i pompieri, guarda, vada lì. Via Marmorata. Via Marmorata, viavano quella lì. Ecco. E voi? Scappavano con le motociclette. E voi eravate tante camionette, c'erano che erano camionette, carrammate. Tu stavi con la camionetta o con i carrammati, no? Io stavo dietro in carrammata, a sede. No. Ah, sì, di fuori? Attaccati di carrammata. Arrangiati. Ah, esatto. Ah, tu facevi... Di lui faceva infatti. Come si vede dentro nei documentari. Comunque poi sei riuscito a venire... Ma tua madre sapeva che stavi vivo, che stavi con gli americani o non no, sapeva? Non sapevano niente. Non sapevano niente. Ti avevano dato per morto? E cartoline che scrivevano che allora quando danno io visto? Io stavo da una parte che loro stavano da un'altra. È logico. Ma quando t'hanno visto vestito d'americano, non t'hanno riconosciuto. Che hanno detto? Ma sono rimasti. Vabbè, stavo 5 anni. Ho bussato alla porta. Abitavamo a quella porta. Al numero 28? In mezzo, al 28. Non è. Sì, numero 28. Interno 28, hai bussato? Bussato, chi è? Loro si credevano, erano le mie sorelle giovani, gli americani. Allora, tu ti hai detto Attilio. Ti credo, mi hanno saltato addosso. E ci credo, perché ti hanno dato per morto. Allora c'avevo i soldi di occupazione. E io ho lasciato a loro, perché mi aveva preso il petto, preso tutte le carte di occupazione, da 1000 lire. Ah, gli hai dato qualcosa da mangiare, viveri, gli hai dato pure? Sì, mamma, sono babà di poco. Perché non potevi avere tanta roba. Ah, ecco, però gli ha dato. E poi sei stato qualche giorno, quando è stato? 2 o 3 giorni? No, 2 o 3 giorni, due, poi tre. Sono dovuto andare lì a San Lorenzo. A me vede e ripartite. E ripartite, ok. E sei ritornato a Milano? A Milano aspettavo il congedo militare. Ah, ma la guerra era finita? Era proprio finita, ok. No, era proprio finita. Che anno era? Di tutti, 44. Di tutti i colpacci 45, che hai fatto 45. Con le donne. Bisogna vedere che... Dico, di tutti i colpacci 25, che hai fatto 40, con le donne, fidanzate a testa, sì. Qualche crucco l'hai ammazzato, sì o no? Qualche crucco, qualche tedesco, ma ti è capitato di ammazzare delle persone? Intanto noi non ammazzavamo, noi siamo solo prigionieri. Ho capito, ma noi trovavamo
i nostri avanti, quelli fascisti, dimmi, perché li trovavano attaccati alle finestre col ferro spinato. Ma chi l'avevano ammazzato, i partigiani? No, i partigiani e i tedeschi. E i tedeschi, ah, i tedeschi avevano ammazzato i fascisti. Ma no, noi quando c'era, 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 c'era stato. Noi eravamo in Giappagnana, in Toscana, che andavamo a fronte, che lì ancora c'era il fronte, resisteva dall'ottava. Era vinta armata che dovevamo girare lì dentro e lì normalmente andavi una volta a settimana al fronte e poi da lì. Ma allora te, diciamo, sto fucile non l'hai mai usato? Sempre, era sempre senza sicura, pure la notte. E però non è che ha sparato a nessuno. Le guardie a prendere prigionieri e guardare i prigionieri. Ah, ecco, però non ti è capitato mai d'ammazzare, diciamo, per carità, eh. Vedere un uomo così così davanti l'ho ammazzato, però quando dicevi, che dicevano, guardate lì ci stanno i italiani. Aspetta, come si chiamavano, quelli che andavano davanti poi dietro veniva. Avanguardia. Quando ci stanno loro, state attenti, stanno a tanti metri da voi, di notte, a Giappagnani. Tu che fai? Ci andavi? Sì. Cominciamo all'altro, piano piano. Andavamo. Gli sparavi. Che cogli. Che cogli. È logico, è normale. E loro sparavano a noi. È normale, è logico. Ecco che... Allora a Milano ha aspettato il congedo? Aspettato il congedo, e lì hanno liquidato. Liquidato in che senso? Ti hanno dato dei soldi? I soldi degli anni che avevo. Però io so che tu eri diventato molto, diciamo, amico di un canadese. Capitano, si chiamava Kramer. Come? Kramer. Kramer. E che voleva? Me lo voleva portare in America. Me lo in Canada portare. O in America? No, in America. Me in lo America. Voleva far sposare una figlia. Addirittura? Addirittura. Perché tu hai detto no, perché io perché ho un... di notte lui è stato ferito, io ho riportato al gruppo dietro insieme a un altro gruppo. Ah, ecco. Per lui. Per ricompensa mi disse, vieni in America, vuole portar via. Che tu invece hai detto no. Io ho la famiglia qui. E tu dici, io ho un lavoro. Dice, il lavoro era, facevi il pittore, era un lavoro. È logico. Ah, ecco, così. Io non ho imparato a fare pittore, papà. Perché a 17 anni... Era ragazzino. Ancora più piccolo. Ma io sono stato, voi dovete sempre ricordare, lì a Via Bramante c'era uno che si chiamava Del Monaco. Ho sentito nominare, di fronte ai Villini? No, c'era alla Scala dei Placidi, all'ultimo piano. Ah, ok. E questo lui faceva il pittore, ma non pittore di... E così mi pare mi conosceva Ludo, che mi pare era un assistente. Un assistente di che? Di costruzione. Ah, ok. Di assistente, come sì, lo dico? Sì. Allora ti ha mandato da ragazzino che ha a imparare, ok. E poi andava in Inghilterra, mi lasciava a 8 giorni, poi quando ritornava, io stavo insieme. Ah, lui, ha capito. E così hai perso l'occasione di andare in America. È sposato in americano. Mentre il periodo che sei stato a Milano ha combaciato forse, diciamo, quando hanno acchiappato Mussolini e l'hanno ammazzato? No, a Milano io sono originario. Quando fu la rivolta del carcere di Milano, e c'era Barbieri. Prima o dopo Mussolini? Mussolini era stato già... Già, era morto. Era già stato... E questo fece la rivolta al carcere. Aspetta, che carcere era? San Vittore?
San Vincenzo, Milano San Vittore. Ah, bene, perché carcere almeno che io so si chiama San Vittore. A San Vittore perché era di volta, allora hanno chiamato pure l'aiuto dell'esercito. Ah, per aiutare. Siamo andati pure noi. Ah, ecco. Però così, senza... Così giusto per fare la guardia. Calmare, ah, ecco. Allora Mussolini già era stato, diciamo, sì, già era morto. Stato, come già si dice, impiccato, ma non piccato. Impiccato, sì. E messo insieme, ah, ecco. Ma a te ti fregava niente di politica? Ma poi era giovane. No, poi io invece stavo uno con certi... Tu certi sei... ragazzi erano... 22, 23, 24 anni, 25, ma c'era la guerra, la guerra, ci stanno tanti che poi ci di fronte a quel macello, sai, sì, 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 cambiare idee. È logico, è normale. Davanti alla morte sicura, cioè quanto me ne può fregare. È logico. Perché pure allora, dalle banche sono stato giovane. Ah, ecco, sta dicendo qualcosa, di. Ci sono notizie. Benissimo, la notizia. Io gli mando un telefonato. Chi? Chi? Mi hanno telefonato da... è morta Anna. Ah. Sì, ma ha detto Maria. Ti hanno telefonato? Gli è venuto una cosa... In due mesi si è mangiato. Madonna mia. Ah, questa... Nonna mia. Vabbè, quella è un'altra cosa, va. E comunque, ah no, ma non pensavo che era una notizia riguardo quello che ti era successo. Comunque, dopo Milano hai preso, ma tu stavi sempre con gli americani, comunque facevi parte sempre delle... Sì, ma dopo una volta finito a Milano, ci hanno dato un corpo d'appoggio italiano. Ah, non è stato italiano. No. Non è stato un congedo definitivo. Oh, porca, ogni abine. Sì, no. Lei vede quel pezzo del coso grande. Ok. Siamo facendo. Sì, vade fuori. Comunque vi hanno dato un congedo. Un congedo normale. Se io vado, c'è del congedo militare. C'è scritto prigioniero. Ah, ancora si può. Dove si trova questa cosa? Dove si potrebbe trovare? Che lo voglio. Lo voglio fare la richiesta. Chissà se si può fare la richiesta dove. Posso domandare a Marina? Non lo so. C'è un ufficio. Dove io ho richiesto il mio status. Ah, bravo, io vorrei richiederlo. E comunque no, per richiedere. Non lo so se tu dai. No, al limite ci andiamo insieme. Prima mi informo dove si può richiedere, perché è buono. Se devi aspetta che non dove. In qualche caserma, cioè c'è stato un ufficio. C'è un ufficio. C'è un ufficio apposta. Lo domanderò a Marina. Che magari Marina si chiama foglio matricolare. Ecco. Bravo, ecco. Mi informerò, al limite ci andiamo e lo richiediamo, che è una cosa anche per una mente, fare mente locale. Nel foglio matricolare non c'è quello che ho fatto io. È normale, non c'è niente, lì c'è l'entrata e l'uscita, non c'è sta scritto nulla, è logico, è normale, sta tutto nella tua mente. È giusto, vabbè. Comunque è stata una cosa, diciamo, interessante. Qual è stata la cosa peggiore che ti sei vista brutta? Sai, quando ti dicevano la linea c'è qui al fronte, dove sta 10 metri per conto, da lì che portavano a 15 metri, ma i cannonati arrivavano pure qui. È logico. Anormale. Ma tu ti sei mai ferito? Ti hanno mai ferito in qualche modo? Sì, sono stato ferito. Sul ginocchio? Sì. Ah, allora il ginocchio mi pare, o no? Ginocchio. Ginocchio. E come non ti una scheccia, ecco. E sei stato all'ospedale? Ospedale? Sì, a Baggio, sono stato. Dove? A Baggio, l'ospedale di
di Milano, a Baggio. Ah, no, non conosco. Ah, ecco. Sì, sì, ah, tanto... sì, in ospedale. Io sono stato pure all'ospedale dei campeggi, non sai, che hanno un senti bene. Ah, beh, è normale, logico. Ci davano 2 o 3 giorni di posti. È logico, è normale, è logico, sì, 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 sì. Comunque, ha fatto una bella, diciamo... E tu volevi fare delle domande? Quando vi davano il riposo, no? Tipo ad Anzio che ha detto che facevate 15 giorni al fronte e 15 di riposo, che facevate che stavate? Niente. E niente, non potevi fare niente. Giocavamo a carte, aspettavi quando era buio, non andavi a trovare qualche posto dove non arrivavi nei cannonati. Ma stavate sulla te, stavate, diciamo, non stavate sulla nave? No, sulla terra? Una volta sbarcati. Ah, ecco, ecco. No, una volta sbarcati. Ah, ecco, vedavano qualche giorno di... O diciamo... avanti o ci pensi là. Ah, ecco, sì, 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 sì. E invece a Monte Cassino so che c'è successo tanto. Siamo stati 7 mesi. Ah, perché so che a Monte Cassino c'è stata una grande... Non ci potevano avanti. Cioè, apposta. Se rispondevano sempre dietro. Perché i tedeschi stavano sopra. Sì. E voi? In basso. Lui sulle montagne si è venuto piazzato. Apposta. Se, allora riuscivi, no. E voi non riuscivate ad andare su. Esatto. È logico. L'abbazia di Monte Cassino, loro stavano sopra. Sì, è vero. E così però... Infatti sono stato, quando siamo a Cuba di Cassino, sono stato dentro pure. Abbazia di Cassino. Sì, che è stato il punto, diciamo, cruciale. Tanto per curiosità. Anche se, logico. Scappavano i tedeschi come topi. Come l'hanno ridotta gli americani a Abbazia? Normalmente, guarda, non gli hanno fatto niente. Certo, i tedeschi, quello che hanno potuto portare, i quadri, roba. Sono rubati tutti. Che poi... I guardi hanno trovato in Germania, hanno riportato a Chiesa, certo. E te ma comunque sì. Ripercussioni brutte ne hanno fatto i tedeschi quando sono andati via. Da me la poca c'erano, c'erano pure foto di a parte le foto, la gente, i ragazzini, i ragazzini per terra. E pum, ma li polverate e sì, 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 hai capito? Il treno camminava e quello spaccava tutto. Hai sentito, dice, quando se ne andavano i ragazzini? I ragazzini, gente, tutti a cinque. Come si fa, diciamo, nei film si è visto, ammazzavano veramente. Era la guerra. Era la guerra, loro... erano... ti ammazzo io, tu mi ammazzi a me. Ah, beh, beh, quelle persone, io. Per esempio, innocenti, non è che... Lo so, ma i tedeschi è una razza brutta. Poi erano precisi. Non potete mai vedere mai. Dopo sti fatti, penso. No, ma poi sti fatti, proprio. Ma pure dove erano mai ecco. Si diceva allora... soldato italiano o ufficiale tedesco, perché comandava bene, capito? Soldato italiano o ufficiale tedesco? Perché loro sono nel senso che loro sono soldati italiani, quelli invece sono come sono ufficiali perché hanno proprio la loro mentalità. Bravo. La mentalità, sì. Guarda la Max che è tutta precisa. Ma quella è la loro mentalità, così, apposta, apposta. Senti, e riguardo gli ebrei, ti è mai capitato da fare, diciamo, di andare... No, perché voi... No, in guerra gli ebrei non c'entravano niente. Nel senso, con voi no, perché... Se... No, in guerra, cioè, dove si affrontava... Sì, dove, quando voi passavate era passata già tutta... Tutto, già avevano ammazzato tutti gli ebrei. Avevano preso tutti. Capito, non c'entra niente, non l'avessi mai. Fuori dall'ambiente militare,
nessuno sapeva niente di questi. Di queste quelle che per deportazioni. Partivano, ma non sapevano, è logico, non si sapeva che erano. È logico. È stato scoperto tutto dopo, alla fine della guerra, questi campi di concentramento. Sì, 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 ma lì non lo sapevano neanche gli ebrei, sapevano, non si chiamavano concentramento, ma si chiamavano campi. Sì, sì, però si chiamavano campi di prigionia. Sì, vabbè. Ma noi quando vediamo la televisione sta. È logico, rimettete seduto. Ah, un'altra volta. Eh beh, sì. Vabbè, okay.